Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi voglio iniziare, diciamo, un nuovo filone che ho già in parte iniziato di utilizzo del forno a microonde, perché siamo in estate, fa caldo, il forno a microonde non solo non scalda l'ambiente ma velocizza anche i tempi di cottura. Oggi facciamo una crema di melanzane da spalmare sul pane che la fine del mondo si prepara in 15 minuti dell'orologio. Va bene, andiamo con l'elenco degli ingredienti. Allora, ovviamente abbiamo le melanzane, queste sono le melanzane viola, quelle classiche, io le ho soltanto decapitate e divise in due, olio, sale, pepe e due ricottine fresche per amalgamare una volta cotte. Il primo passaggio da fare è mettere un po' di sale sopra le melanzane, non tanto, poi dopo lo aggiusteremo dopo, soltanto per fargli perdere un po' di acqua nella cottura, un po' di pepe. E queste le metto forno a microonde, no combo, qualsiasi altra cosa, microonde, 15 minuti alla massima potenza, dopodiché le facciamo freddare un po' e le scaviamo con il cucchiaio, ma lo vediamo dopo. Ci vediamo tra 15 minuti. Rieccoci. Allora, le melanzane hanno cotto il tempo che dovevano cuocere, quindi un quarto d'ora nel microonde. Le incido leggermente con un coltellino. Bene, dopodiché ne prelevo la polpa con un cucchiaio, in questo modo, poi le metto nel bicchiere di un frullatore perché le frullerò, recupero eventuale altra polpa che cercava di nascondersi. Ovviamente bisogna stare attenti di non prendere la pelle perché è dura ed è amara. Eccoci all'ultima melanzana. Perfetto. Ecco fatto, la polpa è venuta via tutta. Adesso ci aggiungiamo un po' di olio. Io prendo uno spicchio d'aglio, opzionale ovviamente, del timo, sempre opzionale, e tre fiocchi di numero di peperoncino e frullo il tutto. Assaggio per sentire di sale. Poi ci va, buonissima. Ok, poi ci aggiungo un altro gocciolino di olio e un po' di pepe. Buonissima, è già buona così, però la voglio ingolosire ancora un attimo aggiungendoci forse una sola di queste due ricottine fresche che ho. È veramente delicato il sapore di questo tipo di melanzane oggi, e mi ero preparato due ricottine perché a volte ha un sapore un po' pungente la melanzana, quindi un po' lo smorza, ma secondo me non ce n'è bisogno. Comunque adesso la frullo e l'assaggio. Sentiamo. Sì, è sufficiente una ricottina. Pulisco e facciamo l'assaggio. Eccoci. Allora, io l'ho messa su una fetta di pane perché questa rende il meglio di sé sul pane. Inutile che lo dica, è eccezionale. Io ho usato la ricotta perché è un po' più delicata. Potete metterci del parmigiano, del pecorino, non metterci niente, veramente meravigliosa, si prepara in un quarto d'ora e fa tutto il microonde, quindi fatela e fatemi sapere. Alla prossima!